Ciao Ayrton. Ciao ragazzi. Come sono andate le qualifiche della Super Pole? Ma direi bene, perché quando ci sono queste condizioni un attimo trovarsi in terra al primo giro, invece siamo riusciti a salvarci e a fare comunque abbastanza bene. E queste condizioni ovviamente sono pericolosissime sia per quanto riguarda le cadute. Cosa è successo per la Super Pole 2? Ma nell'SP2 non siamo andati male, solo che guardando Miller, che nell'ultima Super Pole abbiamo montato la gomma nuova Rain e non avevamo molto grip, ci ha messo molto rodarsi, qua ha preferito tenere la stessa gomma, però la pista è andata un pochettino ad asciugarsi e nel finale avevo pochissimo grip, addirittura quando drizzavo la moto nel dritto andavo in aquaplaning spesso su Rain, però siamo comunque molto contenti perché comunque siamo noni e siamo nei primi 10 in qualsiasi condizione d'asfalto, questo è sicuramente un grande risultato. Domani sai per quanto riguarda il meteo, sai, hai delle previsioni o cosa farai in caso di pioggia o di sole? Guarda, non siamo molto preoccupati perché comunque, come ho detto, siamo costanti sia sul bagnato che sull'asciutto, addirittura se dovesse piovere possiamo fare ancora un pochettino meglio perché la moto è stata preparata in 4-4-8 e non avevo le mie configurazioni solite che abbiamo visto che mi fanno rendere al meglio, perciò se fosse bagnato sicuramente con la moto un po' più adeguata sarei anche più incisivo, però sull'asciutto abbiamo visto che non siamo messi male, ci sarà un pochettino l'incognita delle temperature del meteo, ma vale per tutti. Ho visto che a Miller hai fatto due gare stupende. Che trucco hai usato rispetto alla BMW Germania? No, nessun trucco, loro hanno fatto un pochettino male loro, ma succede in campionato di fare una gara un po' differente. Noi siamo andati bene, costanti, in crescita come si sperava e come stiamo cercando di continuare a fare. La moto è migliorata molto, il team lavora bene e continuiamo a lavorare sempre perché comunque qui appena ti fermi un attimo ti passano in 10. In bocca al lupo per la gara di domani e ci vediamo alla prossima. Spero di vederti comunque domani festeggiare. Ma sicuramente qualcosa faremo, speriamo che sia buono e crepi il lupo, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao.